Padre Antonio, oggi 11 settembre, mercoledì, Padre Antonio va via. Ecco, finalmente, dico finalmente perché questa storia di rilasciare Mussomelli in verità mi ha portato molta sofferenza, in quanto mi ero molto molto legato a questo paese, molto legato. D'altronde penso che sia reciproco, anche molte persone, ecco, stanno soffrendo in questo momento. Io dicevo l'altra volta, ecco, che tante volte non è facile leggere dietro gli scarabocchi che si scrivono, che gli uomini scrivono. Però faccio l'esempio di un telaio, no? Anticamente i nonni facevano i telai. Ebbene, sotto il telaio non si capisce niente, appena si gira ci sono delle immagini bellissime, si facevano tovaglie, si facevano lenzuole, ricamate, molto belle. Ebbene, io penso che in questo un anno e mezzo, da quando c'è fu il capitolo, c'è stata purtroppo la decisione dei miei confratelli di chiudere questo bellissimo convento in questo meraviglioso paese. Sinceramente ho visto solo scarabocchi. Allora la mia speranza e la mia certezza è di sapere che in questi giorni, in questi mesi, riuscirò a capire tante cose, a vedere la bellezza di Dio anche in questa storia. Io vorrei salutare tutti, gli ammalati, le persone, le famiglie. Una delle belle cose che ho detto sempre, ed è vero, non ho fatto distinzione di nessuno, con nessuno. Sono andato a mangiare dovunque mi chiamavano, dall'ammalato, al povero. Però mi preme di salutare tantissimi giovani, perché volendo o non volendo, molti mi hanno fermato, erano dispiaciuti. Ma molti giovani che vedo poco veramente, però mi hanno ringraziato per il messaggio che ho dato loro. Non pensavo di essere così forte nel messaggio che ho dato. Io sono stato sempre semplice, sempre sorridente, eppure questo ha fatto tanto ai giovani. Quindi mi porterò questa esperienza bellissima nel mio cuore, nella mia preghiera, e non dimenticherò mai te, Barba, che ogni volta sei qui presente, sempre, o all'entrata o alla fine del mio mandato, sempre presente, anche questo è bello per poter comunicare a tanti. E concludo con una parola, la dico veramente con tutto il mio cuore. Il giorno della mia ordinazione sacerdotale ero così commosso, allora il vescovo alla fine mi dice: "Padre, di qualche cosa a tutti." Ero proprio emozionato, appena ordinato sacerdote. Ho detto: "Vi dico solo tre parole, ma le dico con tutto il cuore." E queste stesse parole voglio dire oggi, alla fine del mio mandato, a tutti i mussulmanesi, a tutto il clero, a tutti in verità. Le tre parole sono: vi voglio bene. L'obbedienza, Padre Antonio, dove lo porterà? Allora, mi porterà per qualche mese ad Assisi. Ho chiesto io proprio a marzo ci sarà il capitolo, quindi ci saranno altri movimenti. Allora ho chiesto, visto anche la situazione di un anno e mezzo, di questa storia che, ripeto, ho sofferto tanto, molti mi sono stati vicini, e non posso dimenticare il mio carissimo Don Achille Romanto. È stato lui veramente che mi ha seguito come un padre spirituale in tutta questa vicenda. Quindi ho chiesto così di andare un po' ad Assisi, nel cuore del francescanesimo, per poter rivivere le fonti, la regola, respirare un po' di aria di serenità, di preghiera, spiritualità. Ne ho bisogno tantissimo. Poi quando ritornerò dopo al capitolo potrò essere di nuovo forte per continuare, ma attualmente sento solo di pregare e di stare sereno in un luogo di pace come quello di Assisi, e grazie a Dio i miei superiori me l'hanno concesso. Questo si deve fare tutto con l'obbedienza dei superiori, e l'obbedienza è stata sì, perché il provinciale me l'ha confermato, quindi io vado felice, contento, con tanta di obbedienza e di comprensione. Mussomelli rimarrà nel suo cuore? Mussomelli rimarrà sempre nel mio cuore, perché è stata la mia prima esperienza come guardiano, non l'ho mai fatto, quindi come guardiano. E poi io non ho mai visto tanta gente
disponibile, non c'è mai mancato niente.